Allora, Presidente, come vede questa fase 2 e come vi siete preparati alla ripartenza? Ma noi la preparazione sono settimane che la stiamo studiando e penso che proprio stamattina siamo partiti con tutti gli accorgimenti e con tutte le necessarie argomentazioni proprio per tenere importante questa ripartenza. L'aspetto più determinante è stata proprio questa rivoluzione negli orari. Che praticamente abbiamo fatto due turni di 7 ore la mattina e 7 ore nel pomeriggio proprio per distanziare, fare in modo di metterli nella condizione, tutti i nostri collaboratori, nella migliore condizione proprio di distanziamento. Per quanto riguarda invece la cosiddetta ripartenza dell'azienda nell'ottica proprio del lavoro, è molto difficile, molto complicata perché io non so a chi è stato ispirato questo provvedimento di aprire l'azienda e non aprire i negozi, ma una cosa allucinante, allucinante perché o la filiera la apri, che chiaramente già è lo sbocco per le cucine, ma se a me non mi arrivano gli ordini, che i negozi stanno chiusi, avrò un respiro corto, è una ripartenza con le catene legate alle caviglie, non abbiamo una prospettiva davanti, viviamo sull'incertezza e questo è drammatico. Avevamo bisogno di carica, di ripartire con l'entusiasmo, di ripartire con la determinazione di cercare in tutti i modi di riconquistare il fatturato perso, una concorrenza difficile, però incredibile. I negozi chiusi non hanno una giustificazione alcuna, anche perché se sono riaperte tante attività, tante altre situazioni ancora, noi consideriamo molto più pericolose i nostri negozi che sono tutti attrezzati proprio per mettere a loro agio i clienti che vorranno comprare una cucina. E io senza negozi, ecco, confidiamo un ripensamento nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché altrimenti sarebbe drammatico.